Bella dica. Formazione ok. Belgio e Brasile. L'Argentina ci ha salutato. Passata l'Austria con un gol nel finale. In semifinale quindi andresti a beccare la vincente tra Messico e Austria, la famosa Austria. Chi passa qua dovrebbe beccare quindi la vincente tra Messico e Austria. Si gioca in Inghilterra, vantaggio la squadra europea a sto giro, esattamente allo stadio dell'Arsenal. No. Ah, era una battuta, beh. Ah, perché se hai visto, stavi a vedere la forma e si sentiva che era entrato quello di... Ah, beh, sì, è stato un paio di minuti, 1 minuto e mezzo, quindi. Ma che un po' per culo, quindi. Se ne sono andato. Entrasse qualcuno che si fa iscrivere, può giocare, entrano tutti questi deficienti. E allora sono aspettati, mi pare. Se ne sono messo a parlare con uno del Vietnam. Sì, stanno in mare. È vero che non c'è Coutinho. Dove vai? Tutto pronto ormai. Belgio pari inizia la finale al terzo posto contro l'Inghilterra. Che uscì in una partita disgraziata in semifinale contro la Croazia. Mentre ai quarti facevano fuori la Svezia. Un gol di Maguire, non mi ricordo di 2-0. Comunque qua è tutta un'altra storia. Cominciamo. Brasile ha avuto la meglio sul Marocco. Si era giocato a Roma, a Empoli, con l'Empoli, non so se a Roma o ad Empoli. Ad Empoli.
Andiamo a Menier sulla destra, tenta il Belgio con i cross, quasi autogol, attenzione, non c'è Thiago Silva pure in Brasile. Ancora Hazard, da me Jordan Lukaku, limite dell'area, Bongo Witzel, però Jordan dietro ancora Witzel, che però perde un brutto pallone, attenzione, innesca il contropiede del Brasile. Firmino, azione, si sposta a sinistra, Ronaldo, Alessandro, Neymar, tutto veloce, attenzione Alessandro, ancora. Chi è quello? Costa, no? Il 17 che è del Brasile. Adesso è il Brasile che prova a scardinare la difesa belga. La Dembélé, però il lancio per Lukaku è troppo impreciso, troppo lungo. 0-0, attenzione all'Allan, Neymar, un po' di me, riserva Alessandro, per non dire Alessandro da Allan, apertura a destra per Dani Alves, controlla, guarda che scosta, ancora Allan, attenzione Neymar, è libero per tirare, non ci prova, arriva Allan, Arthur, possesso palla prolungatissimo del Brasile, il tiro di Arthur, poi finalmente, alto, al 26esimo. E là c'è stato un momento in Neymar poteva tirare, stava proprio centrale. La Courtois rinvio lungo verso la testa di Lukaku, ottima seconda per Bongonda De Bruyne, ancora Bongonda, andiamo, ancora De Bruyne, Lukaku, fuggisce ancora indietro Dembélé, Hazard sale a destra, Minieri viene servito, un fuorigioco, dice guardalino, quasi che segue, poi colpo di testa di Lukaku, ho visto la bandierina alzata, guarda, visto, gol, Alisson Becker, corto da Militao. Comincia dietro il Brasile alla mezz'ora, quarto di finale della Coppa del Mondo, vediamo Dani Alves sopra la linea metà campo sulla fascia di destra, va al centro da Arthur, poi sbaglia tutto, attenzione Dembélé da Lukaku, contropiede fallito, partita equilibrata, abbastanza pure bloccata se vogliamo. Ah, Fred, ecco il cazzo interessante. Attenzione, Firmino, Firmino, si gira il tiro, Courtois mette in corner. Courtois per la prima volta impegnato in questa partita da Bobby Firmino. Si distende e mette in corner. Molta bravura ed eleganza, portierone del Belgio e del Real Madrid. Neymar dalla bandierina al 35esimo, cross in mezzo campo di Firmino, attenzione la palla rimane lì pericolosamente, poi viene messa fuori a Bongonda, Brasile pericoloso, attenzione Arthur, ora Allan, apertura per Alessandro, molto precisa, il cross in mezzo, Firmino ci mette la testa, poi Company salva tutto, ancora brividi, ancora un'apertura sulle fasce, stavolta per Dani Alves. Sulla destra ancora passaggio per Alessandro, dall'altra parte Arthur, De Bruyne ferma tutto, poi lancia Lukaku, però sempre questo lancio basso ma troppo lungo. Red Firmino, attenzione si gira Firmino, tiro Courtois, blocca a terra. Tanto Brasile in questa seconda parte del primo tempo. Va per chiudere sullo 0-0 Belgio Brasile, vediamo cambi, fatica e tutto quanto, no, fatica tanto ormai,
sulla supplementare è un problema. Avanti, avanti il Belgio, avanti il Brasile, nessun cambio. Si ricomincia con gli stessi 22. Alves, la nascosta, Neymar, ancora un'apertura per Alves, troppo lunga questa volta, fallo di fondo. Ecco il primo cambio, entra Coutinho al posto di Fred. Va a fare il trequartista. Dovrai colpo di testa per... ricevuto da Lukaku. Dembélé a testa Meunier, corto per Hazard, vediamo Eden Hazard, passaggio per Dembélé, Meunier, attenzione a Lukaku, ha il problema in girarsi, ci riesce il tiro, fuori, eccolo qua, Romelu Lukaku, che mette un po' di pressione al Brasile con questo tiro, andiamo a Militao, Douglas Costa, scambio veloce, tra i brasiliani, vediamo Coutinho in verticale da Firmino, si appoggia a Douglas Costa, a destra per Dani Alves, attenzione Dani Alves contro Jordan Lukaku, il cross di Alves, Meunier mette fuori di testa, ma non è finita, c'è Arthur, Douglas Costa, ancora Neymar, Alexandro, scambiano due, doppio scambio, ancora Neymar, dribbling su Dembélé, pallone per Arthur, Coutinho, ancora Arthur, Firmino, attenzione non lo fate girare, no, la difesa del Belgio. Ancora il Brasile si soffre. Arthur, Douglas Costa dentro per Neymar che sbaglia, buona posizione, buon assist, la conclusione per fortuna del Belgio sbagliata da Neymar, pensavo pescare bene, tiro da dimenticare per il brasiliano. 57esimo, nessun gol ancora qui all'Emirates fra Belgio e Brasile, vediamo De Bruyne, sbaglia tutto. Alexandro, lancio lungo verso Firmino, bollato da Vertonghen. Vediamo il pari, un alleggerimento, Meunier, Hazard, vediamo, ci prova Hazard, subito chiuso. Dembélé, per De Bruyne troppo lungo. Buona idea, male la potenza del passaggio, rinvio di Alisson direttamente su da Courtois, che poi con le mani arriva da Meunier, Hazard, De Bruyne, Meunier, viene per Lukaku, attenzione Lukaku, raddoppiato, perde il pallone Marquinhos, quindi il Brasile sta su 5 su 5 adesso, vedo Marquinhos in attacco, infatti atteggiamento 5 su 5 del Brasile, molto offensivo, attenzione Neymar, Firmino litiga col pallone, però riesce a darla Marquinhos, il lancio lungo, troppo lungo, c'è Courtois che alza le braccia e blocca al 69esimo, rinvio con le mani, brutto direttamente su Neymar, però poi il Brasile regala il pallone al Belgio, un company che si va un po' a isolare troppo, poi digerisce giustamente il Courtois che va lungo, però ancora sui piedi di Alexandro, lancio lungo per Tony. Fase un po' confusa della partita, molti errori, molti lanci lunghi, vediamo, buon andare, se ne approfitta Belgio adesso, Jordan Lukaku, Vertonghen ancora pallone che arriva, buon andare sulla fascia, resiste ad Allan, se lo tiene dietro, il passaggio per De Bruyne, attenzione, però invece di tentare lo stop cerca Jordan Lukaku, un passaggio veramente difficile da ricevere, fallo laterale, intanto entra anche Everton per Firmino. Everton, centravanti, no, Vertonghen, Lukaku, 76esimo, gioca Lukaku a sinistra, ancora Bongonda, si fa vedere De Bruyne, perde veramente palla, ma fallosamente gliela toglie Coutinho, calcio e punizione per il Belgio, a centrocampo, vediamo, intanto terzo cambio anche Danilo Dani Alves, punizione battuta, la palla rimane lì, vediamo Lukaku allarga per Meunier, Hazard chiama palla, riceve,
Dembélé, ancora Meunier, insiste il Belgio a destra, Zardi, cross, messo un corner. Lukaku era in agguato, pallone che è sceso il vertice sinistro dell'area piccola, messo un corner all'ottantesimo, 0-0, ben guardata la bandierina di sinistra, parte il cross, Alisson, una presa plastica, blocca il pallone, va in via di piedi. Allora, torna subito al Belgio, che questi ultimi 20 minuti sembra aver preso il comando delle operazioni. Witz, Company, lancio a destra per Hazard, anticipato di destra da Alexandre, che mette in moto Neymar. Neymar scambia con Arthur, attenzione, a destra dalla scosta solo, mette in mezzo tutti Neymar, per fortuna alto, pericolo del Belgio, fiammata brasiliana. Ancora Neymar però si dimostra impreciso in fase di conclusione, tiro al volo, però non ho capito se è finita tanto o poco lontano dalla porta, poco conta. 86esimo, rinvio di Courtois, non ha nessun gol, supplementare dietro l'angolo, vediamo Lukaku, appoggia bene di testa per De Bruyne, apre per Hazard, leggermente troppo lungo, anzi no, abbastanza troppo lungo, poca precisione anche nei piedi di De Bruyne per i passaggi lunghi oggi. Ci ha fatto vedere partite migliori. Andiamo da Douglas Costa, una delle ultime azioni, se non proprio l'ultima, Everton, attenzione a Marquinhos in posizione di centravanti, attenzione a Everton, entra in aria, il tiro e il gol, incredibile, 89esimo, il Brasile passa in vantaggio e probabilmente vince la partita, incredibile. Doccia gelata per il Belgio, 9-4, vado pure andare a 5 a questo punto. Non ci voleva proprio. Guarda Marquinhos, Everton, gioco di gambe, tiro, andiamo alle porte da battuta. Te rimane un'azione, se te la papà. Un'azione per rimane attaccata al mondiale, è una cosa praticamente impossibile, però è giusto provarci. Dimmi tutto. Lukaku a destra, no? A sinistra, no? Ok, sì, sì, ormai lo so. Proviamo a mettere a 4, prima facciamo la formazione. Mertens, l'eroe degli ottavi. Questi 3 minuti di recupero, vediamo Lukaku, De Bruyne si gratta il naso, poi riceve il pallone, Witz, Lukaku, Hazard, Meunier, metti sto cross, dai, come viene, viene, su, Meunier, Meunier, sono in pieno recupero, la gioca indietro a Jordan Lukaku, Witz, De Bruyne, Company, Vale Company, finisce qua con la palla al piede del Belgio, incredibile, nemmeno l'ultima azione. Everton al 90esimo ha deciso questo quarto di finale.
infatti la cosa è inguardabile, cioè Macross stava là a mezzo. Vabbè. Niente, dai, finisce la stagione così. Vediamo chi vince questo mondiale. Può essere che a sto giro vince una squadra non europea. Perché di qua c'è sta il Brasile e di là c'è sta, mi pare, la Spagna e la Francia, forse. Vediamo. Tocca i lights di sto quarto di finale. Quindi Brighton. Ok, io ho avvisato un po' tutti. Per la Supremacy Bayern Monaco non fa cambi. Quindi Francesco non fa cambi. Praticamente rimangono Simone e Luca. Poi possiamo iniziare la Supremacy. Che è la prima cosa che comincia, mi pare, no? Prima giornata di Supremacy, poi i sedicesimi dei lupetti. Mi ha fatto un bel dribbling questo qua. E poi tra l'altro, ma chi è questo? Manco lo conosco, sto Everton. Vabbè, andate così. Messico ha battuto ai tempi supplementari l'Austria, quindi sarà Brasile-Messico, la Francia ha battuto l'Uruguay, la Spagna il Portogallo, quindi Francia-Spagna. Brasile-Messico, Francia-Spagna, vediamo un po' che è successo. Formazioni, composizione, vediamo. Brasile campione del mondo, 4-3 alla Spagna. Ha battuto 1-0 il Messico, mentre la Spagna ha battuto 1-0 la Francia. Niente. Brasile vince il suo primo mondiale e va in Sud America, la Coppa del Mondo per la prima volta. Classifica gol. Aragoneses, Messico, 9 gol. Tocca andare a vedere che overall c'ha questo. Aragoneses. Se c'ha un overall per i lupetti. Sarebbe male. Diego Costa 5, Lukaku, Griezmann, un sacco di persone a 4. Assist. Neymar e Baum qua dell'Austria, mediano. Poi a 3, Bentancur, Lopera, Agnès. Vanagri, Januzzetti, Elemans a 2. Vabbè, niente. Abbiamo visto tutto, no? Abbiamo visto tutto. Vabbè, Jacopo, niente, dai, mo se organizziamo, appena c'è tutti i cambi per la Suprema, sì, tanto rimane soltanto, l'ho detto, Simone e Luca. Noi li abbiamo fatti. Poi se qualcuno si vuole iscrivere all'ultimo, fa sempre in tempo. Pelupetti, io gli ho detto a questi qua, mo, quando danno la squadra, beh, magari ci sta pure qualcuno che non la vuole fare i lupetti, non lo so, io mo me la scelgo la squadra e vedo se ci sta qualche 4 stelle interessante. 4 e mezzo non credo, forse qualche 4 interessante ci sarà. Vabbè, niente, dai, e te saluto, saluto pure quello che ci sta guardando, so chi è. Se vuoi giocare te puoi iscrivere, vai sul sito. Bella Jacopo!